della presenza della sovrintesa si pone in una razionalizzazione del sistema ospedaliero che io ritengo sia estremamente essenziale, cioè bisogna fare dei poli di eccellenza che sono necessari e devono essere autosufficienti, devono avere tutte le specialità, che devono essere dei poli che veramente rispondono ai bisogni dei cittadini, non avere tanti punti di spesa, tanti centri di spesa che poi in fin dei conti sono incompleti e uno è costretto a cercare specialità da altre parti. Questo è il sistema di una razionalizzazione giusta della sanità. Io ritengo che comparire dei vari sindaci, anzi sono rimasto meravigliato come tanti sindaci, e io parlo di quello di Virguenza, Sorrento, Meta, Piano, si siano accordati, abbiamo partecipato anche noi a delle riunioni per far nascere questa scelta, per perorare questa scelta, cioè un ospedale unico, sufficiente, un polo d'eccellenza che possa rispondere ai bisogni di tutta questa parte, anche della nostra parte e della vostra amalfitana. Non per questo noi vogliamo praticamente penalizzare quella che è la sanità della costa da Mazzi, perché noi, come avete visto in questo tempo che siamo stati qui, la nostra amministrazione, abbiamo spinto molto per migliorare la medicina territoriale, che io ritengo sia estremamente fondamentale per rispondere a una prima diagnosi, comunque sia un'assistenza immediata dei cittadini della costiera, perché insomma, ogni volta dover partire da qui, arrivare ad Amalfi per avere una prima diagnosi, ritengo che sia una cosa estremamente improponibile, soprattutto nei mesi estivi dove ci vuole tantissimo tempo. Adesso che quindi noi abbiamo cominciato questo cammino con questi sindaci, perché riteniamo che sia un'opera giusta e che sia per il bene di tutta la città di Positano e dei cittadini di Positano. Dico questo perché qui il problema è sempre della sicurezza dei cittadini di Positano e di tutti noi, quindi noi dobbiamo cercare di avere vicino un centro, però dove non mancano alcune specialità. Un centro che ci permette di rispondere ai casi gravi come a quelli semplici. Un centro che sia veramente un centro di eccellenza. La stessa cosa si dovrebbe parlare anche per l'altra parte della costa di Chiamarlo. Io parlo di un grosso centro anche di eccellenza dalle parti di Salerno e migliorare molto quello che è l'ospedale universitario di Salerno, perché io ci sono stato, non è che praticamente io ritengo che vada migliorato molto e vada spinto anche lì una sanità di eccellenza. Sicuramente è di eccellenza adesso, ma bisogna migliorarlo tuttora in tutte le sue strutture. Poi per noi la medicina territoriale è essenziale e noi spingeremo anche in questo miglioramento.